Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Good Morning Milano, ultimo giorno della settimana, venerdì 19 febbraio, sono le 12:33 minuti in questo istante. Benvenuti su Milano All News. Grazie mille davvero di esserci tutti collegati con noi. Apriamo la nostra puntata con, come sempre, il dato in tempo reale dell'inquinamento atmosferico su Milano, che quest'oggi ci dà un dato molto interessante. Siamo su 141 microgrammi per metro cubo. Per quanto riguarda il PM2,5, dato che ci arriva da Arianna, il vaso che respira, che con un sensore può dirci in tempo reale la quantità di PM2,5 presente nell'aria, una rete di 100 Arianne è presente a Milano. Una rete di 100 Arianne, di cui abbiamo uno screenshot anche della mappa appunto di Milano, con tutte in questo momento i rilevamenti delle Arianne. Come potete vedere, tutta la città è rossa, la potete vedere in questo istante, eccola qua, tutta la città è rossa, significa che tutte le Arianne, quelli sono i punti di rilevamento di Arianna, quindi dove Wise Air ha potuto installare i vasi sui balconi e sulle terrazze di noi milanesi, in questo momento sono tutti rossi, quindi superiori ben oltre i limiti di guardia di 25 microgrammi per metro cubo, anzi stiamo parlando di 141 microgrammi per metro cubo. Questo è quello che oggi l'aria a Milano, avete letto su tanti giornali, aria respirabile, questa è la spiegazione, questo è quello che sta succedendo in questo momento sulla nostra città. Andiamo avanti, come sempre, il venerdì è il momento di Andrea Romoli, che vedo già collegato con noi, è il momento di sapere quali sono gli appuntamenti da non perdere della settimana a venire, della prossima settimana, della settimana digitale. Buongiorno Andrea, e ben collegato con noi. Bene A tutti gli ascoltatori. Andrea, allora, dicevo appunto, sempre di più gli appuntamenti che sono in figital, come dite voi, anzi, o meglio, Sì, completamente digitali questo giro, immagino, giusto? io penso che digital lo diventeranno verso marzo, spero, durante la Milano Digital Week. Quindi In super questo digital in questo momento momento. sono tutti digital in questo E allora, momento. cosa non dobbiamo perderci? Ok. Comodamente da casa, basta una Sì. connessione e nella maggior parte dei casi. Ah, la piattaforma più usata qual è? Zoom, allora. Dai, avrei fatto Sì, qua è Zoom senz'altro, secondo Zoom. me è Zoom. Io direi, sarei propenso a dire Zoom. La tua piattaforma preferita, invece? Cosa? La tua piattaforma preferita, invece? Ma la mia piattaforma, guarda, noi quando facciamo i workshop utilizziamo Zoom e poi una lavagna condivisa che è Mural. Ok. Guarda, iniziamo subito. Allora, da lunedì a giovedì vi segnalo un evento internazionale che si chiama Startup Grind from Google for Entrepreneur ed è l'evento internazionale che si svolge ogni anno, dedicato appunto alla community di Startup Grind, che è una delle community più importanti in America per quanto riguarda gli imprenditori. Solitamente è un evento che si svolge in presenza in Silicon Valley, quest'anno ovviamente è online ed è gratuito quest'anno. Per cui sono 4 giorni in cui ci saranno circa 15.000 professionisti collegati e si parlerà di start-up, investimenti, La sfortuna noi italiani è andata bene, quindi non dobbiamo andare fino in Silicon Valley, ma innovazione. possiamo Esatto, collegarci direttamente da casa. Beh, c'è insomma, questo oh, dai, vantaggio. qualcosa di buono almeno ogni tanto. Sì, per cui senz'altro secondo me è uno degli eventi da non perdere la prossima settimana che dura da lunedì a giovedì. Martedì vi volevo segnalare, ecco, la Mission 7 di Singularity University, il chapter di Legnano. È un evento in cui si parlerà di uno dei trend del momento, gli attacchi informatici contro le aziende. E a parlarne saranno appunto i relatori che ne parleranno, sono dei professionisti che si occupano di cybersicurezza. Questo martedì alle 18. Singularity University, il chapter di Legnano. Mercoledì vi segnalo mercoledì, l'Innovation Talk a mezzogiorno, iniziano appunto la quarta edizione dell'Innovation Talk dell'Università LUMSA di Roma e si tratta di incontri settimanali in lingua inglese in cui si discuterà di innovazione, tecnologia, sostenibilità e futuro del business della società di oggi. Quindi senz'altro anche questo molto interessante.
Sempre mercoledì nel pomeriggio vi segnalo un evento che si chiama Your Next Milano ed è organizzato da Assolombarda. Appunto, si parlerà di Milano per ripartire dai propri fondamentali. Interverrà anche il sindaco Giuseppe Sala e il presidente di Assolombarda Alessandro Spada. Per cui, senz'altro, un evento da non perdere per chi vive Milano e vuole capire quali saranno come far ripartire la città appunto dopo questo periodo di pandemia. Sempre mercoledì Le Village organizza un evento che si chiama CES, che sta per Consumer Electronic Show, in cui si parlerà appunto dei trend e dei takeaway di chi ha partecipato appunto al Consumer Electronic Show di Las Vegas. Al CES. E ovviamente quest'anno è stato fatto tutto online anche in Andrea, è questo quello caso. che tutti chiamiamo CES, quello lì, tu l'hai Esatto, chiamato. sì, però Ho CES, dovuto detto così, CES sembra una scriverlo, parolaccia, CES, ah per ok, CES, ok, perfetto. cui sembrava una parolaccia, per cui ho Ma no, detto, è vabbè, l'acronimo, l'acronimo. diciamolo all'americana, per cui Va bene, sennò. CES. Esatto. Dunque, venerdì vi segnalo un evento che è organizzato da Algoritmo Umano e che ti coinvolge, Ah, non ed lo è quello sapevo, come giuro fare che non un lo podcast sapevo. con lo smartphone, e penso che sia un evento piuttosto interessante, soprattutto visto l'evoluzione che sta avendo il podcasting, soprattutto visto anche che la voce sta diventando una fondamentale, soprattutto anche con l'arrivo di Clubhouse, no? Che per cui Clubhouse è tutto vocale, per cui senz'altro ho visto l'evoluzione che avranno i podcast e soprattutto spinti anche da Clubhouse, penso che sia un evento da non perdere, ecco. Beh, ti ringrazio allora per questa citazione appunto del corso che terremo insieme ad Algoritmo Umano per spiegare come fare il podcast con lo smartphone. Grazie, non ci eravamo messi d'accordo, che carino che sei ad averlo Non lo nominato tra gli appuntamenti da non sapevo. perdere la prossima settimana insieme ad illustri invece appuntamenti che hai nominato prima. Grazie, Andrea. Mancherebbe. E ovviamente il tutto poi da oggi pomeriggio sarà online sul sito di Startup Italia. Ci saranno tutti gli eventi della settimana, circa una cinquantina quelli che ho Ecco, appunto, catalogato. ricordiamo appunto sempre l'articolo su Startup Italia in cui potete vedere tutti gli appuntamenti, ma Andrea invece, se qualcuno volesse sapere di più su di te, dov'è che possiamo trovare la Bibbia di Andrea Romoli? Come facciamo a sapere tutto su di te? Bisogna sapere dove devono seguirmi sui social, mi trovano su Facebook, su LinkedIn, su Twitter e poi soprattutto se vogliono anche segnalarmi gli eventi nel post c'è il mio indirizzo di posta elettronica dove potermi contattare anche appunto per segnalarmi possibili futuri eventi Un buon che si stanno. motivo per seguire Andrea Romoli sui social, oltre a delle foto da uomo super sexy, quali sono? Che sono una persona disponibile. Penso di essere una delle persone in cui se uno mi chiede 10 minuti per bere un caffè non li nega mai a nessuno, e poi da cosa nasce cosa, no? Come si suol dire. Penso di essere una persona empatica e disponibile, ecco, con tutti. Ti Contattatelo, seguito davvero perché Andrea è una grande risorsa della nostra città. Grazie mille ringrazio. Andrea, davvero, grazie mille, buona giornata, a presto. Buona giornata, buon weekend e a Anche a presto. te, buon weekend, Ciao. grazie mille. Continuiamo, è arrivato il momento delle incursioni poetiche delle foche parlanti, quel momento, quell'attimo di pausa che ci prendiamo sempre all'interno della nostra trasmissione in cui poter riflettere grazie alle parole delle foche parlanti. Quest'oggi è il momento di Francesca. La mia rabbia, terra smossa, ribellione sottosuolo che crepa la paura. La mia voce, vena d'acqua, viscera che sale la gola e spacca la polvere. Il mio corpo, mina e miniera, eco che cerca l'uscita poco prima di brillare. Eppure, le mie mani, vocali aperte, a raccogliere ciò che è stato, a seminare quel che verrà. Una mia poesia oggi. Grazie. Grazie mille Francesca, grazie mille alle foche parlanti, come sempre belle le vostre incursioni poetiche ci servono per prendere quell'attimo di respiro per poi partire con la seconda parte della nostra trasmissione. Quest'oggi parliamo di periferie, parliamo
però come piace a noi parlare di periferie, cioè le periferie quelle che fanno cose belle e che è giusto che abbiano tutto lo spazio sui mass media per parlare di ciò che fanno. Parliamo di qualcosa che nasce al Corvetto e infatti si chiama Made in Corvetto. Lo facciamo insieme al presidente della società cooperativa La Strada, Gilberto Sbaraini. Buongiorno presidente, grazie mille di essere collegato con noi. Sì, buongiorno a tutti, grazie. Allora, dicevo, ci piace l'idea di poter finalmente, come sempre cerchiamo di fare, di parlare delle periferie per parlare di cose belle che succedono in periferia. La vostra è una di quelle esperienze, Made in Corvetto. Cos'è che viene fatto in Corvetto? Allora, Made in Corvetto intanto ha già compiuto un anno di vita. È stata inaugurata l'anno scorso, ma è un progetto che va avanti da qualche anno perché è stato pensato e voluto insieme a Fondazione Cariplo. Cariplo ha lanciato 3 anni fa un programma cittadino che si chiama La Città Intorno, che sta proprio a significare un'attenzione alle periferie, alle parti intorno della città. Anche se su questo tema poi si dibatte molto, quali sono le periferie, quali sono i centri, la città policentrica, eccetera, eccetera. Quindi ci sarebbe da approfondire. No, è nata questa idea, ma è nata insieme a tante altre idee, perché il comune stesso ha lavorato sulle periferie in questi anni. Il Corvetto è stata individuata ovviamente come una delle periferie che ha anche dei motivi di sofferenza da tempo. Io dico sempre che la nostra città c'ha dei punti un po' come dire incancreniti su cui bisogna investire di più, su cui bisogna porre più attenzione, e Corvetto è uno di questi. Quindi Made in Corvetto è nato perché la Cariplo ha lanciato questo programma e ha chiesto a noi della strada, come soggetto presente da tanti anni in questo quartiere, di dare una mano per l'avviamento di questo progetto. Ha scelto un luogo fisico perché ha pensato a questo programma cercando di creare quelli che chiama punti di comunità, luoghi di aggregazione nel quartiere. Non che non ce ne siano, perché esistono. Nel Corvetto, ci tengo a dirlo, esistono oltre alla strada tante realtà vive, attive, propositive, di gente di buona fatta di gente di buona volontà che si mette assieme o che si mette a disposizione. E questa è una cosa, credo, che va evidenziata sempre, perché ce lo dimentichiamo, siamo abituati alla lamentela, alla lagna. E quindi Made in Corvetto è nato dentro al luogo fisico che è il mercato comunale coperto di Piazza Ferrara. Quindi un punto, appunto, come diceva Fondazione Cariplo, punto di comunità, quindi creare un luogo all'interno di un mercato coperto, giusto? Esattamente, esattamente. Noi abbiamo preso degli spazi all'interno del mercato, è un mercato dove ci sono anche dei commercianti storici che negli ultimi anni hanno tenuto duro perché il commercio di prossimità, lo sapete bene, sta soffrendo molto, ha sofferto molto e quel mercato si è molto svuotato rispetto a tanti anni fa. Io sono un abitante storico del Corvetto e mi ricordo quando la spesa si faceva stando in fila mezz'ora in tutti i negozi del mercato. Adesso purtroppo è un po' desolante quando si entra perché ci sono la metà degli stalli vuoti. Noi in questi stalli facciamo sia delle attività di socialità, di aggregazione che coinvolgono anche le altre realtà del quartiere, Tipo cosa? per giovani. Noi facciamo dei laboratori, dei momenti formativi, abbiamo aperto una piccola ciclofficina, quindi riparazioni, ma soprattutto in 2 stalli abbiamo aperto una cucina di quartiere. Poi questa è l'esperienza più, diciamo, forte che abbiamo fatto lì dentro. Abbiamo aperto una cucina che è una cucina molto bella, che ahimè ha avuto la sfortuna di essere aperta pochi giorni prima che la chiudessero le normative per il Covid, insomma. Quindi ci Ecco, siamo ma trovati. perché è importante però aprire una cucina e che cos'era? Qual era l'obiettivo appunto di questa cucina e qual è l'obiettivo? Perché qua tuttora infatti c'è e funziona molto bene. Beh, la cucina perché comunque lo sappiamo tutti, la ristorazione, il trovarsi a mangiare è già di per sé un motivo aggregante, è un motivo di coinvolgimento, ma la cucina con un'attenzione molto sociale, tenete presente che la cucina la gestiscono 2 ragazzi del Corvetto, già questa è una cosa importante, sono 2 ragazzi che hanno trovato un lavoro dentro la cucina e che sono nati e cresciuti in questo quartiere. La cucina, quando c'è stato il lockdown, si è data da fare per le situazioni più di emergenza. Ha realizzato 1.400 pasti che ha consegnato gratuitamente alle famiglie più in difficoltà del quartiere. Abbiamo fatto anche di recente a Natale le Christmas box, che erano appunto dei pasti gratuiti consegnati a famiglie in difficoltà. Quindi c'è comunque, ci tengo a dirlo, una vocazione
sociale di questo luogo, ovviamente, sociale e culturale, perché cerchiamo di proporre anche iniziative aperte alla gente. Abbiamo fatto quando si poteva il Salsa Day, dove tante donne italiane e immigrate del quartiere si sono trovate a fare la salsa, a preparare la salsa e a imbottigliarla. Quindi iniziative di questo tipo. Ovviamente il lockdown ha costretto anche a noi a rivedere un po' i programmi. Siamo tutti l'esperienza di Made in Corvetto è un'esperienza però che arriva da lontano, nel senso che appunto voi come società cooperativa La Strada siete sulla strada appunto da tanto tanto tempo, giusto? Sì, assolutamente sì. No, ci tengo anche questo a dirlo. Made in Corvetto ha senso perché c'è un prima e c'è un dopo. Perché lo sappiamo bene, il rischio dei progetti finanziati magari dalle fondazioni o finanziati in diverso modo è il rischio della temporaneità. Qui c'è una scelta invece che è la scelta della strada che quest'anno compie 40 anni, quindi è un anniversario anche per la strada importante. Siamo nati in una periferia di Milano, abbiamo scelto di mettere le radici in alcune periferie che sono il Corvetto, ma sono anche il Molise Calvairate, Salomone, dove abbiamo la sede principale originaria, e in questi quartieri creiamo rapporti con tutti, stabili, per cui lavoriamo con la parrocchia, con le istituzioni, con altre organizzazioni del terzo settore, con l'ente pubblico, con le scuole, e questo è il patrimonio più importante, secondo me. Ecco, Gilberto, detto in poche parole, qual è invece il prima di Medicombetto? Dicevi, Medicombetto è interessante perché c'è stato un prima e poi ci sarà un dopo. Raccontaci brevemente il prima e poi dopo ovviamente ci racconti anche il dopo, quale sarà. Ma il prima è che appunto in questo quartiere la strada è impegnata su vari fronti, è impegnata con l'assistenza domiciliare alle famiglie, è impegnata con i custodi sociali che si occupano degli anziani soli che abitano nelle case popolari, è impegnata con un centro diurno per adolescenti e preadolescenti che arrivano da situazioni familiari problematiche o che arrivano addirittura dal penale minorile, quindi che vengono messi alla prova presso i nostri servizi che noi accogliamo. Abbiamo una mensa dove tutti i giorni mangiano 40 di questi ragazzi, abbiamo una scuola bottega per quelli che hanno abbandonato la scuola dell'obbligo, percorsi formativi, abbiamo un centro per il lavoro che cerca di aiutare i ragazzi e gli adulti. Tutto questo, Gilberto, come fate? Nel senso, quanti siete? Immagino avete anche tanti volontari che vi aiutano. Sì. Allora, La Strada intanto è sia una cooperativa sociale, dove lavorano una settantina di operatori sociali, di educatori principalmente, e che accoglie ogni anno 2.000 persone circa nelle varie attività. Abbiamo anche tanto housing sociale, 40 appartamenti nella città di Milano dove ospitiamo mamme sole con bambini e persone o famiglie in difficoltà abitativa. Abbiamo anche un centro che cura bambini che hanno subito traumi e maltrattamenti gravi, una comunità per malati AIDS, progettazioni varie. Quindi c'è La Strada cooperativa che fa tutto questo, ma rimane fin dalle origini anche l'associazione di volontariato La Strada, perché abbiamo anche tutta la dimensione delle persone di buona volontà che ci danno una mano, che mettono a disposizione gratuitamente il loro tempo. Io credo che questo mix sia un mix che risponde alla realtà, cioè la realtà è fatta di persone che si mettono insieme e rispondono spontaneamente ai bisogni, e poi qualcuno di queste magari si impegna a strutturare, a dare una struttura a queste cose. È il cosiddetto terzo settore, insomma. Sì. Io credo che il ruolo del terzo settore, ne sono convinto per esperienza personale, sia un pilastro della nostra società italiana in particolare. Ecco, giustamente tu dicevi, la cosa interessante di Medicombetto è che appunto però non è una di quelle progettualità che dura il tempo del bando, dura il tempo dei fondi, ma ci sarà poi un dopo, un futuro. Adesso è ancora presto perché comunque è solo un anno, quindi sappiamo che ancora tanto è da fare, ma quale sarà secondo te il futuro di Made in Corvetto? Scusa. Beh, il futuro di Corvetto secondo me è su due livelli. Uno è proprio la presenza fisica di una cucina di quartiere che diventa un luogo di aggregazione in più, che diventa un luogo di promozione e quant'altro. E poi tutto il lavoro invece di rete nel quartiere che rimane, nel senso che il Corvetto si caratterizza perché è una esperienza interessantissima, si chiama la rete del Corvetto. È una rete reale, perché di reti si parla molto anche a livello sociologico, universitario, didattico, accademico, ma le reti reali sono quelle che anche qua nascono un po' dal basso, perché la gente ha voglia di lavorare un po' insieme, capisce che da solo non ce la può fare. Questo è un patrimonio che durerà nel tempo, perché ci sono tante realtà e continuano ad aggiungersene altre. E quindi quello che può fare uno lo fa l'altro. Credo che su questo, come dire, non ho dubbi che
qui in questo quartiere queste forze continueranno a lavorare, a produrre e a inventarsi anche cose nuove, perché facciamo l'esempio del lockdown. Il lockdown ci ha costretto a cambiare completamente i programmi, totalmente, però c'è stata un'esplosione, ma letteralmente un'esplosione di buona volontà, di persone che si sono messe in moto, di iniziative. Abbiamo raccolto i punti dell'Esselunga che diventano pasti, che diventano spesa gratuita per tante persone, ma cose che non ci saremmo mai immaginati, ma che sono nate spontaneamente perché c'è una rete reale di persone che ha voglia di fare bene. È interessante, perché appunto stiamo parlando di quelle periferie che sui giornali ci finiscono solo quando ci sono gravi questioni o quando si parla di disagio. Invece ci stai facendo vedere come possiamo parlare tranquillamente di una periferia anche geograficamente estrema, nel senso che veramente è molto lontana dal centro della città, ma in cui nascono davvero delle cose molto molto belle. Ma in realtà ti smentisco, la periferia del Corvetto è la periferia più vicina al centro di Milano. Noi dal Corvetto, e poi c'è una caratteristica molto bella dal punto di vista urbanistico, perché è il confine tra la città e la campagna. Noi ci giriamo da una parte e vediamo i campi, il parco della Vettabia, l'abbazia di Chiaravalle. Dall'altra parte, in 50 minuti a piedi, arriviamo in Duomo, sono 6 fermate di metropolitana. Le altre periferie sono molto più lontane dal Corvetto. Siete ben serviti voi, effettivamente, da quel punto di vista. Però, ecco, quello che dicevi è importante. Io credo che, allora, non bisogna dipingere solo di rosa, perché io ci tengo a sottolineare le parti positive, ma è anche importante non dimenticarci delle fatiche di questo quartiere, perché ci sono, ma il Corvetto stesso è un po' ambivalente, alcune vie, alcuni condomini, alcuni pezzi di questo quartiere che soffrono di più, perché c'è più povertà, ci sono situazioni di scarso controllo, perché le occupazioni abusive aumentano e sono a livelli anche preoccupanti. Ci sono dei segnali di disagio fortissimi che non possiamo ignorare, okay, da una parte. Dall'altra questa ricchezza, perché lo sappiamo bene, ma per temperamento le persone tendono a schierarsi da una parte o dall'altra, o a dire fa tutto schifo, o a dire che bella la vita, siamo tutto rose e fiori. La realtà è fatta di sfumature e di sporcarsi un po' le mani dentro questa realtà che è fatta di contraddizioni, mettiamola così. Allora, siamo quasi in chiusura, Gilberto. Ti chiedo di darci le coordinate, allora, per seguire tutto quello che state facendo come Società Cooperativa La Strada, e poi anche darci proprio il motivo per venire a questo punto, quando si potrà, come si potrà, poi vedremo le varie zone, chi se ne frega, quello poi capiremo come muoverci, ma per venire appunto al Corvetto magari a mangiare qualcosa lì da voi. Assolutamente sì, guarda. Allora, bene, La Strada ha un sito che è lastrada.it, www.lastrada.it, è semplicissimo. Abbiamo una pagina Facebook che è molto agile, aggiornata, quindi che dà in tempo reale le diverse iniziative. Per la cucina di quartiere poi ci sono dei link specifici, ma li trovate tutti sul sito della Strada, quindi potete andare anche su Made in Corvetto, potete trovare la pagina Facebook e vedere come funziona. Tra l'altro stiamo aspettando con ansia un passaggio interessante. Al Corvetto, a poche decine di metri dalla cucina di quartiere, verranno trasferiti molti degli uffici comunali che adesso sono in centro, nella sede di Via Sile, che è stata ristrutturata. Arriveranno, si parla di un migliaio di persone quasi a lavorare in zona, e speriamo che diventino clienti della cucina di quartiere, si sa mai, e che animino anche loro questi pezzi di città. Ve lo auguriamo allora, Gilberto, ve lo auguriamo, ve lo meritate, va bene? Grazie. Grazie davvero. Ce lo merita la gente di questo quartiere, grazie a voi. Grazie Buona mille giornata. Gilberto, e complimenti a tutta la squadra, porto i nostri saluti a tutta La Strada e a tutti coloro che si impegnano quotidianamente per rendere appunto quell'angolo di Corvetto e poi tutto il territorio un bel motivo per stare e passare il proprio tempo a Milano. Grazie mille davvero a Gilberto Sbarelli, grazie presidente della Strada. Buona giornata, grazie. Grazie mille davvero, grazie. Continuiamo, anzi siamo quasi in chiusura, come dicevo poco fa Gilberto, ma è venerdì e quindi ci tocca, ormai gliel'ho detto, quindi ce l'abbiamo sempre. Si chiama Carlo, di cognome Facecaro, detto Cartello Mania, e con il suo cartello ci racconta un po' quello che succede nel nostro paese, così, semplicemente prendendo quel cartello vendesi, affittasi, cercasi, e declinandolo con la sua idea di arte e di società. Cartellomania 2021.
inceppasi la macchina mangereccia. Oggi è proprio un omaggio a un grande del teatro italiano, Eduardo De Filippo, il sindaco del Rione Sanità, quando dice che dei delitti e dei reati che commettono gli ignoranti si nutre la macchina mangereccia della società costituita. Ecco, è un cartello di riflessione. Ci si possono vedere o non vedere moltissime cose dietro questa frase e dietro questo cartello di ammonimento. Io mi fermo, lascio giudicare a voi, lascio riflettere a voi, visto che c'è anche un bel riflesso del sole sullo sfondo, che cosa può significare, che cosa significa questo cartello. Buon anno a tutti. Più che buon anno direi la buon'ora, però fa niente. Andiamo avanti, io ringrazio davvero tanto Carlo Cecchero e speriamo che appunto sia questo buon anno, sappiamo appunto appena passato il capodanno cinese, quindi speriamo sia di buon auspicio questo anno del toro per tutti quanti noi. Io ringrazio Carlo Cecchero, ringrazio tutti voi che ci avete seguito quest'oggi, grazie anche agli ospiti che sono intervenuti. Ci vediamo lunedì con un'altra puntata di Good Morning Milano, buon weekend a tutti, grazie mille, arrivederci, a presto. Thank you.